sull'offerta di lavoro congrua oppure no. Andremo a mettere delle novità e soprattutto i puntini sulle i su quelle che sono le condizioni per gestire al meglio le politiche attive. Noi ritorniamo su quel tema con un decreto che faremo nel mese di gennaio. Ministro, buongiorno. Ministro, buongiorno. Lei aveva detto per gestire al meglio le politiche attive del lavoro faremo un decreto entro gennaio. Gennaio, ci stiamo lavorando. Gennaio è terminato, ci dice cosa c'è in questo decreto? Lavoriamo per rimettere mano a un tema, quello della formazione, che negli anni scorsi invece non è stato pienamente attuato, anzi sono veramente pochi i casi in cui si è fatta formazione e politiche attive sui percettori di reddito e sui disoccupati in generale. Adesso noi abbiamo... Quando inizieranno i corsi per presto, i percettori? Presto. Senta, ma la direttiva votata ieri non è in contraddizione? Ma non è in contraddizione con quello fatto... Che state facendo al governo? Dovreste vedere qual è la mia dichiarazione. Noi abbiamo ribadito prima di tutto che il reddito minimo non è il reddito di cittadinanza, in secondo luogo. Però è per tutti, senza limiti, anche per gli occupabili. No, questa è una raccomandazione. La mia raccomandazione la dovreste leggere, dice chiaramente quello che il governo aveva intenzione di fare e che ha fatto in manovra di bilancio. Però l'avete votata questa raccomandazione.